Ma sei a casa tutto il giorno e non sei riuscito a farlo? Ti sale un crimine in quel momento. Ma dove sono gli iniziativi di Teo? Ma cosa metto a Teo, amore? Ma mi aiuti a fare questo, ma mi aiuti a fare quello. Mi stai dipingendo come un mostro. L'intimità cos'è? Secondo me l'importante l'amore è parlare. L'amore platonico non esiste. No. Amici, bentornati Ciao. Sul mio canale. Oggi siamo qua in questo parco, in questo contesto verde. Siamo al Colle degli Ulivi. Esatto. Se non c'eravate voi mi perdevo. What up? Oggi stiamo un po' all'aria aperta. E vogliamo fare come se fosse una sessione di terapia qua con voi, parlando del nostro rapporto di coppia e di come è cambiato da quando è nato il piccolo Teo. Perché ovviamente la vita da quando non eravamo fidanzatini, ventenni, non è più la stessa, ragazzi. Non è più la stessa. Tutto è cambiato. E oggi siamo qua per rispondere a tutte le vostre domande su piccanti, com'è cambiato. Le domande, le vostre quelle piccanti. Piccanti domande che mi avete lasciato su Instagram sull'intimità, come gestiamo Teo. Tutte le cose riguardanti il nostro rapporto di coppia ora che siamo diventati genitori. Partiamo con le domande. Vi vedete allo stesso modo dopo essere diventati genitori? No, zero proprio. Ah, sei serio? Pensavo sono fosse serio. Una cosa tipo scherzata. No, no, decisamente no. Sì. No, perché ti senti più responsabilizzato anche quando siamo usciamo io e lei, tipo ieri sera. Poi però c'è in mente di cosa sta facendo Teo, insomma, che nella vita quotidiana comunque fai le cose con un senso. Ecco, io ho trovato in questi mesi il fare le cose con un pensiero e un perché diverso. È impossibile vedersi uguali a prima, da quando diventi mamma. Proprio è una cosa che ti stravolge completamente proprio la vita, quindi un po' meno piangere. No, amore. Oddio. Eh sì, sei completamente una persona diversa, cioè sei uguale, ma dentro no. di te c'è qualcosa di che completamente è cambiato quando diventi mamma. E questo sia con un significato più bello, sia anche con una difficoltà, cioè di vedersi un po' persa, un po' la propria identità, di dire aspetta però sono anche ancora io, non sono solo mamma. Quindi è un po' una gestione molto complicata emotivamente. Riuscite a star dietro alla casa, soprattutto per i primi tempi, e lui pretende che tu faccia tutto, lui inteso tu. Un po' di disordine c'è stato in casa, soprattutto all'inizio. Ma questo da sempre, da sì. quando Anna è nata. Cosa Pietro si lamenta con me e io comunque un po'... Mi dai ragione? No. Ah. A volte lui usciva di casa e nell'uscire mi diceva amore mi lavi oggi le mie camicie e io dicevo se riesco lo faccio. Tornava a casa e mi chiedeva ma hai lavato le mie camicie? E io non ci avevo minimamente fatto. Che cazzo. Allora io gli dicevo no amore non sono un riuscita. Un mostro, mi stai dipingendo come un mostro. Aspetta, vuoi parlare? Perché è tutto vero amici, storia vera. E mi diceva ma sei a casa tutto il giorno e non sei riuscito a farlo? Ti sale un crimine in quel momento. Tutto il giorno sono a casa. Ma tu come osi? No ma comunque questa cosa non mi piace, come abbiamo detto. Abbiamo già io detto. Me ne vado. È un marito stupendo, fantastico, super presente. Questa parte che la taglierai. Ama Teo. Stai dicendo adesso no. Ama Teo. Si prende cura di Teo. Si è svegliato la notte per cambiargli sempre i pannolini. Quando piangeva lo teneva in braccio. Il capello bianco? Sì. Cosa ti manca di più della vita di prima? Non dire niente, ti prego. Allora, io ad esempio, proprio ieri sera, siamo usciti lasciando Teo a casa. Coi nonni. Okay, con i nonni. Praticamente uscire, vedere un po' la movida, vedere un po' le cene, i ragazzi lì che si divertivano, noi ci siamo divertiti, il clima che si crea. Comunque è un clima diverso. Sì. È un clima non da famiglia, un clima da fidanzati, così. E a me è un po', ecco, quello mancato. Ci ritagliamo comunque degli spazi per fare anche quella cosa lì. È ovviamente meno frequente di prima. A me manca un po' di più la spontaneità magari delle cose che possono nascere, che con un figlio
c'è bisogno di un pochino più di organizzazione. Adesso no. È un momento che comunque lui in giro fa fatica un po' a dormire, non può passare una giornata intera senza dormire, e quindi dobbiamo preoccuparci un attimino anche di farlo star bene, riposare. Quindi ecco il fatto di magari proprio spontaneamente far cose senza troppo pensarci. In questi dai già che ridi. Sì, perché in questi Q&A viene sempre fuori un po'... In questi Q&A. Ah. Viene sempre fuori delle questioni che Pietro non gli piace mai troppo parlare. Perché c'è una ragazza, e anche lei probabilmente mamma durante il postparto, che di fronte al quesito parliamo di intimità, scrive: l'intimità cos'è? 5 mesi e mezzo postparto ancora fastidi, sono l'unica o nessuno ne parla? Sono, mi sento sempre un po' in imbarazzo a parlare, sono un po', ecco, una cosa che mi mette, però parliamone. Senza entrare nei dettagli, perché non siamo qua a raccontare la nostra vita intima e privata, cioè non è questo il nostro obiettivo. Ok, grazie. Ecco, è più difficile secondo me di quello che uno si aspetta e si immagina. E anch'io sono 5 mesi postparto e ho ancora un sacco di dolori a livello intimo. Fino ad ora non è stata una cosa che dico... Sta arrivando qualcuno, muore. E secondo me l'importante l'amore è... L'amore platonico non esiste. No. L'importante secondo me è la consapevolezza di questo e di non trascurarlo. Ecco, secondo me nelle coppie quello che può risultare negativo è il trascurarlo. Trascurare l'argomento magari. Sì. Invece... E arrivare a un punto in cui ci si sente persi da quel punto di vista, ma che nessuno dei due ne parla. Ma sì, si supera tutto, esatto. Sono difficoltà momentanee. Tantissime domande sui litigi, cioè veramente l'argomento litigio vi interessa molto. Litigate di più o di meno rispetto a prima? Litigi aumentano o cambiano solo i motivi? Litigi su cosa? Diciamo che la situazione nuova richiede comunque anche un confrontarsi di più, diciamo, quindi ci possono essere più momenti di scontro. Poi dopo i litigi li vinco sempre io, perché ho sempre ragione io. Ma che cosa sta dicendo? Quindi alla fine... Poi i litigi a me passano velocemente, cioè io farei pace subito dopo, invece Nanda li tiene un po' più lunghi. A me piace chiarire tutto, sì, tutto arrivare tutto, al tutto, punto, tutto, fino al arrivare nocciolo, al nocciolo, delle, nocciolo. Di tutto. I litigi sono per me sempre dovuti a cose, non tanto scelte riguardo a Teo, perché su questo noi siamo molto d'accordo, le cose riguardanti Teo. Ci siamo sposati perché tendenzialmente vediamo le cose allo stesso modo, condividiamo le scelte. Le cose su cui litighiamo invece, da parte mia, io passando più tempo con Teo, sono più abituata alle sue cose, come risolvere dei suoi problemi, a come gestirlo. Pietro non c'è durante la settimana ed è molto il tempo di differenza, quindi quando lui c'è nel weekend e deve fare le cose è sempre un amore, ma dove sono i vestitini di Teo? Ma cosa metto a Teo, amore? Ma mi aiuti a fare questo? Ma mi aiuti a fare quello? Che a me ogni tanto viene da dire, cioè io sono da sola tutta la settimana, faccio le cose da sola, se sei un attimo da solo con Teo non ce la fai a gestirtelo da solo, cioè devi per forza chiamarmi. E quindi questo a volte mi fa innervosire spesso, anche se capisco che è sbagliato, perché nei momenti in cui siamo insieme dobbiamo lavorare come un team. Nonostante non sia colpa tua, a volte ti viene da creare un po' di astio. In realtà io mi reputo abbastanza autonomo nel gestire Teo. No, infatti, tra l'altro, Pietro è bravissimo. Cioè, è super bravo. Infatti, non voglio dare questa idea, Pietro è bravissimo. Cioè... Quante volte a settimana riuscite a trovare del tempo per voi? Chi bada a Teo? Durante la settimana direi che è il momento che abbiamo per noi due è a partire dalle 8 di sera, perché Teo solitamente dalle 8 va a dormire, non si sveglia più. Invece durante gli weekend riusciamo a ritagliarci un po' di tempo per noi quando abbiamo un po' l'aiuto dei nonni. A volte il ritagliarsi del tempo per noi non è per forza, tra l'altro, lasciarlo dai nonni e noi andare a fare via qualcos'altro, è anche essere insieme ai nonni, loro magari hanno quella mezz'oretta che stanno giocando con Teo e noi per mezz'oretta magari stiamo un po' a cazzeggiare. Tipo ieri abbiamo fatto un pisolino. Esatto. Che non mi ricordavo il tempo di fare il pisolino dopo nel pomeriggio. Dopo una notte dai nonni prima dell'anno, siamo pro o contro? Come sta affrontando le notti adesso, direi che esatto. Non c'è nessun problema proprio. Sì. Fino al quinto mese sarebbe stato infattibile, cioè io non l'avrei lasciato la notte ai miei, perché lo stavo allattando di notte, primo punto, e quindi i miei potevano farci ben poco. Adesso che dorme dalle 8 di sera alle 7 di mattina, non ci vedrei molto niente di male, in verità. No, esatto. Pietro si sente trascurato? Sì. Amore, dai.
Io non mi sento per nulla trascurato, dai. Anzi, no, no, per nulla. Anzi, sono io piuttosto che mi sento trascurata. Addirittura. Sì, sono tutto il giorno da sola, quindi sono io che magari mi sento un po' più, tra virgolette, abbandonata in questa cosa. Sì, con l'aiuto magari dei nonni, però nel nostro rapporto di coppia, nella gestione di Teo, durante la settimana ci sono solo io. E ci sono di notte. Che no, però non si sveglia mai di notte, quindi... Sei stata troppo brava a farlo dormire. Punto è, io lavoro da casa, okay. Mi piace farlo, questo fa sì che io sia anche molto più presente e partecipe nella vita di Teo, okay. Nel quotidiano, e a me piace così, cioè non voglio cambiarla questa cosa. Okay. No, ecco. Sembra, la dicevi come se no, lo avessi cambiato. No, è che non... però, questo, dato questa situazione, la conseguenza è che però tu non ci sei e quindi... un pochettino io a volte mi sento un po' più sola. Ok, quindi lo prendiamo come un dato di fatto. Lo prendiamo come un dato di fatto. Amici, il succo secondo me di questo video è che nella vita l'evoluzione è fondamentale, si deve evolvere come persone. Di sicuro è un aspetto che ti mette di fronte a un cambiamento importante, ma che è anche bello, perché cambiare, evolvere nella vita è bellissimo. Quindi il nostro rapporto è in costante cambiamento, evoluzione, crescita. E aver avuto Teo ci ha unito come coppia, ci ha reso una coppia. Da chi l'hai preso questa città, queste belle parole? Da me, dal mio cuore. Che bravo. Bene ragazzi, per oggi questo è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un super like a questo video. E ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, rimanete sintonizzati. E commentate anche voi la vostra esperienza con i vostri partner e compagni. Amore, ciao! Saluta! Ciao! Ciao amici, ci vediamo alla prossima! Ciao! Ah.